Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi vi andrò a fare la guida evento sul nuovo boss che è uscito oggi, 15 febbraio. Prima vorrei iniziare con qualche piccolo reminder, andate subito nella vostra casella di posta. Infatti qua potete trovare tanti bei regalini, abbiamo qua due diamanti più uno della manutenzione, la clessidra solita che arriva una volta ogni 2 settimane e per finire abbiamo i soliti 3 coin più 5 scatoline UR. Ricordatevi che è ancora in atto questa roulette in cui possiamo ottenere una Holy Relic Free o almeno possiamo ottenere tutti i materiali per craftarne appunto uno. Io direi di iniziare subito con il video con il team più whale che io possa fare. Ehi, tu che stai guardando? Sì, dico proprio a te. Ti sembra possibile 90,4% non iscritti? Ma io mi chiedo, cosa ti costa? Sì, a te, cosa ti costa? Su, clicca quel tasto, dai, è gratuito, mi dai soltanto una mano. Su, fallo e non ti dimenticare della campanella. Dai, spero che tu l'abbia fatto e ti lascio il video. Ok, come vedete questo è il più whale che io possa fare. Ci vediamo subito nello scontro. Ok, bene. Allora, in sé per sé la battaglia è molto semplice. Bisognerà stare attenti al suo terzo turno perché potrà mettere una carta di invincibilità che verrà poi counterata nel secondo team e nel terzo team che vi farò vedere da uno Slater completamente free to play. Però in questo caso dobbiamo contrastarlo uccidendolo il più velocemente possibile, quindi qua io andrei sempre a fare il due move di carte di Escanor, che sarà fondamentale la ulti per la sua seconda fase. E già ve lo anticipo, sarà la procedura di ogni singolo team, perché Day One è letteralmente importantissimo per questo boss se si vuole fare, e più o meno se già giocate da 2-3 mesetti ce lo dovreste avere. Se non ce l'ho, voi chiaramente andate e skippate o non lo so se volete vedere anche questa parte di video, comunque potete usare anche un altro DPS o ad esempio anche in questo caso Kusak, che comunque i danni li va a fare, con una livello 1 fa 91.000. O se no potete usare Margaret come ad esempio secondario di DPS, gli caricate la ulti e comunque fa un sacco di danno anche lei. Comunque abbiamo buttato giù la prima fase, abbiamo la ulti di Escanor che sarà sicuramente un one shot. Quindi con molta tranquillità qua vado a fare un buff di livello 2 di Margaret e per sicurezza ci butto anche la carta di Kusak, ma in teoria dovrebbe one shottarlo. Come già vi ho detto, questo boss è facile per chi gioca già da un po' di tempo, un po' più difficile per chi è appena iniziato. Secondo team, un po' meno whale. La procedura sarà la stessa, soltanto che con Slater andiamo tranquillamente a neutralizzarlo e non ci potrà fare niente, non potrà neanche attivare la sua invincibilità. Quindi quella cartina lì, quando ha dei debuff e ha l'invincibilità, mi raccomando, usatela perché è fondamentale. In questo momento vi vado a velocizzare la clip, tanto sarà la stessa cosa dell'altra partita che vi ho fatto vedere, caricare la ulti di Escanor, scagliare le carte e poi la ulti. Eccoci arrivati al team più free to play che io possa consigliarvi, perché chiaramente serve comunque un DPS di alta qualità come Escanor o Sariel. Se avete difficoltà o non avete certi tipi di unit, andate nella difficoltà un po' meno, magari un livello in meno o se direttamente la normale. Comunque, come ho detto, sarà identica la procedura che dobbiamo andare a fare, quindi ulti di Escanor, un po' di chip damage con Sariel, tiriamo le carte, scagliamo la ulti in seconda fase, sarà terminato. Il video è terminato, vi volevo dire che siamo quasi a 200 iscritti e vi voglio ringraziare dal profondo del cuore. Ci vediamo domani per la 2.5 di Genshin Impact.